Avete mai avuto aspettative talmente alte su un paesaggio o un'esperienza che la paura che quelle aspettative potessero venir deluse ha frenato il vostro desiderio di trovarvi davvero in quel posto? È una sensazione che abbiamo avuto molte volte e sicuramente ha accompagnato il nostro on the road in Irlanda del Nord. Che dite, questo viaggio sarà stato all'altezza delle aspettative? E quindi ciao a tutti, noi siamo Giorgio e Martina, pronti per questo on the road in Irlanda del Nord. E cominciamo dal Carrickarade Rope Bridge. Sì. Ci scusiamo in anticipo per tutte le pronunce. E andiamo. Andiamo. Noi stiamo facendo il tour Beyond the Bridge. Come sempre c'è il link in descrizione. Ma anche se si viene qui in autonomia bisogna prenotare l'ingresso e presentarsi all'ora giusta, visto che gli ingressi sono appunto contingentati per evitare assembramenti turistici troppo grandi che rovinerebbero l'esperienza. Ma perché così tante persone vogliono venire qui? Azzarderemmo che si tratta di un mix di fascino storico e paesaggistico. Dalle acque azzurre, infatti, emergono isole rocciose coronate di verde brillante. Da qui si può anche vedere la Scozia e, se si è fortunati, i delfini. We have this specially arranged for you, of course. Thank you. We appreciate it. Thank you. In questo paesaggio idilliaco, Mark ci racconta la storia degli abitanti di queste coste. Una curiosità riguarda quell'isoletta laggiù, chiamata, come molte altre sul litorale, Isola delle Pecore. Pare infatti che ci venissero lasciate delle pecore per i vichinghi di passaggio, così che, trovando da mangiare, non attaccassero i villaggi. Qualcuno ricorda A Bug's Life? La maggior parte della storia di questo posto è però legata alla pesca. So the tide hit against the rock, caused turbulence and confused the fish and they gathered in the bay en masse. Ed è proprio per la pesca che è stato costruito questo ponte di corda, che fino agli anni 70 aveva un solo corrimano e tavole per appoggiare i piedi molto distanziate. La maggior parte delle attività di pesca partivano infatti da quest'isola. E per un normale turista l'esperienza finisce qua, ma con questo tour comincia adesso. Thank you very much. Da qui una piccola barca con un singolo pescatore veniva calata in mare per sistemare le reti e aspettare i salmoni. Per conservare gli attrezzi e avere un riparo era stato costruito anche questo piccolo capanno, che dal 1784 al 2002 ha servito i pescatori. Now, at the height of the industry, we averaged about 300 salmon a day here. By the time that the fishing was coming to an end in 2002, for that entire season we only managed to catch 250 salmon here. So at that moment in time, the government said, right guys, that's it over, no more commercial fishing for salmon. And the door was closed, and the nets were stored, and the industry was put to bed. Chiudendo questa parentesi di storia, è stato chiuso anche il capanno, che è stato poi riaperto nel 2019, quando si è deciso di tramandare questo lascito culturale attraverso il tour che abbiamo appena fatto. Bellissimo! Comunque, riattraversato il ponte, andiamo a vedere un'altra cosa, sempre su questa costa. Sì. La giornata delle cose famose oggi. A circa 20 minuti dal Carrickarade ci sono le spettrali rovine del Dunluce Castle. Questo castello si erge su un impervio promontorio collegato alla terraferma solo tramite un esile ponte, che un tempo era un ponte levatoio, così che il castello potesse essere completamente isolato. I resti più antichi del castello risalgono al 1500, quando le terre erano proprietà dei MacKillan, che però vennero spodestati a metà del XVI secolo dai MacDonnell. Il castello ha visto diverse vicissitudini, e a partire da metà del XVII secolo cominciò il suo lento e intermittente decadimento, che lo portò ad assumere questo aspetto rovinoso, ma sicuramente pieno di fascino. E qui c'è anche un indizio sulla nostra prossima meta. Sapete da dove viene questa pietra? Ed eccoci arrivati al momento che tutti stavamo aspettando, non so voi, ma noi di sicuro noi sì. Tutti noi due sì. La Giant Causeway. Eccoci qua. Allora, però non faremo il tour normale, vi spiego. Capiamoci.
Qui c'è il visitor center. La camminata normale dura 15 minuti ed è questa azzurra. E fa così. Fa così. E arriva fino a qui. Che è quella che avete fatto se ci siete stati, probabilmente. Noi invece faremo un'altra camminata. Allora, quella originale parte da qui, da sempre dal visitor center, si prende il pullman, si va in fondo, da più fuori del modellino e la si fa tutta in alto sulla costa. Ma noi, visto che non abbiamo tutto questo tempo, la facciamo dal visitor center, partiamo qua in alto, giriamo tutto questo giro, bla 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 bla, arriviamo qui e scendiamo qua. È chiaro? Non lo so, però andiamo. Soprattutto se non fate tour guidati, vi consigliamo di fermarvi un po' nel centro visitatori, dove si racconta della storia, delle leggende e della natura di questo posto. Ad esempio c'è questa lumaca che è grande come un granello di sabbia, quindi non la vedremo mai. Noi invece iniziamo la nostra camminata con Away Away Walk, un tour che partirebbe solitamente alle 12.15 per poi percorrere i 9 km in cima alle scogliere e arrivare al visitor center intorno alle 16.30-17. Della Giant Causeway dall'alto. Me l'aspettavo più vasta, però c'è anche da dire che siamo in alto e dall'alto sembra tutto, esatto, più piccolo. È tutto molto in miniatura, quindi proseguiamo. Allora, questi sono gli scalini del pastore e dovremmo scendere da qui, ma per ora continuiamo un po' più avanti. Nonostante non stiamo facendo tutta la camminata, volevamo farne almeno una parte per vedere qualcuno dei paesaggi e formazioni rocciose mozzafiato che spesso vengono ignorate. Comunque devo dire che, ok, adesso stiamo per scendere sulla Giant Causeway, ma ragazzi, le baie che ci sono da questa parte hanno delle formazioni veramente spettacolari. Quindi, indipendentemente da come decidete di visitare il posto, fate una passeggiata fino di qua. Marti, che dici? Decisamente. Tra l'altro qui è anche affondato un galeone spagnolo. Sì. Nel 500, mi pare. Uh-huh. E hanno ritrovato alcuni tesori in oro. Che adesso sono a Belfast. A Belfast, Museo Ulster. Torniamo ora verso la scalinata del pastore e Paul, oltre a guidarci, ci racconta moltissime curiosità, tra cui la leggenda che ha dato il nome a questo paesaggio. How did we get the Giant's Causeway name? Where did this come from? It is a volcanic event, a rock formation caused by volcanic activity. But if you lived here in medieval times, you wouldn't have had any understanding of that science and geology. You just would have thought there was some odd-shaped rocks here. This was a time of myths and legends and storytelling in Ireland. And of course, a legend quickly grew up to account for these rocks. And that is the legend of Finn McCool. Siamo arrivati? Siamo arrivati! So many years ago in medieval times, Finn McCool lived in this area. And he was a real giant of a man. One day he got to hear that there was another giant living over in Scotland who may or may not be taller than Finn. And Finn wants to find out who is the tallest. So one day he comes down to the coast and he gathers up all the loose stones and he drops them into the water one by one and he builds himself a pathway over the water to Scotland, a Giant's Causeway. Marti, stiamo effettivamente, finalmente camminando sulla Giant Causeway. Cavolo. Non, da quanto tempo sognavo di fare questa cosa? Spettacolo. So he crosses his Giant's Causeway towards Scotland. And as he gets closer in the distance, he sees Ben and Donner, and he realizes Ben and Donner is much taller than he is, and he's made a mistake going over to confront him. So he comes back in a panic to his home, to his wife, Orla, and he says, "What shall I do? I'm being chased by Ben and Donner," and he's very angry. Orla is a smart girl, and she says, "I have a plan." They have a young infant child, and they hide the infant child in a nearby cave, and then Finn himself climbs into the child's cot and pulls the child's bedclothes up under his chin tightly like this. A short time later, Ben and Donner arrives over the Giant's Causeway, comes to the house, bangs loudly on the door and shouts, "Where's Finn McCool?" Orla answers the door and says quietly, "He's not here right now. Please keep your voice down
because the baby is sleeping. When Ben and Donner looks in and sees the size of the baby in the bed, he thinks, what size must the father not be? And he runs in a panic back across to Scotland and tears up the causeway as it goes. E questo è lo stivale del gigante che, scappando via in tutta fretta, ha lasciato cadere. Misurandolo, se fosse stato un vero stivale, questo gigante sarebbe stato alto 17 metri. Non male. Ragazzi, comunque, che emozione, davvero, veramente uno spettacolo. Bellissimo. Spettacolo. Tra l'altro, due delle cose che vi abbiamo fatto vedere oggi, che sono il Carrickarid e appunto la Giant Causeway, sono due delle tre più famose attrazioni qui in Irlanda del Nord, ma speriamo di essere riusciti a farvele vedere appunto in un modo un po' diverso, con questi tour un po' particolari. Sì. E ora? E ora... a cena, perché non abbiamo pranzato. Esatto. Quindi ho una fame. Da lupi. E stasera a cena siamo a Bushmills Inn, direttamente a Bushmills, sì, esatto. Ed è uno dei ristoranti migliori della zona. E tra l'altro hanno questa tradizione di mettere le bandiere di benvenuto per gli ospiti che arrivano da lontano. Quindi c'è la bandiera italiana per noi, ci hanno detto. Fantastico. Io ho preso il salmone perché giustamente oggi sentivamo parlare di salmone e quindi... Esatto. Io invece il filetto di proprio carne della regione qua, del Northern Ireland. C'è troppo casino sicuramente, però va bene così. E stasera facciamo anche il dolce, al di là della tarte di Martina. Io ho preso un Bushmills Coffee perché siamo a Bushmills, nel Bushmills Inn, e c'è anche il whisky che si chiama Bushmills. Infatti questo è come un Irish coffee, però con lo specifico whisky Bushmills. Ora, uno scioglilingua. È uno scioglilingua unico. Ora, la distilleria di questa città è la più antica al mondo. Con licenza. Con licenza, perché poi chissà. Bellissima questa cosa, è visitabile, ma noi per il whisky abbiamo altri piani per questo viaggio. Vedrete. Ora però finiamo qui e poi saliamo. Sei pronta? Allora, questi cioccolatini? Sono pronta. Perché dopo la cena dormiamo qui. Questa è una delle suite. Bellissimo il letto, ma quello che volevo davvero oggi è qua. Io non sto parlando perché ho un cioccolatino in bocca, ok? Ok. Buonanotte, ci vediamo domani mattina. No, no, anche io. Oh, che fai? Quindi buongiorno e benvenuti sulla Strada del Re, come viene definita nel Trono di Spade. Oppure Dark Ages. Esatto, questo viale con faggi del XVIII secolo. Bellissimo, soprattutto con la lente giusta. Anzi, se ve lo state chiedendo, noi stiamo scattando a 135 mm. Esatto. Due informazioni pratiche, come avete visto c'è il parcheggio un po' più avanti sulla via e la strada, benché sia carrabile, in realtà è solo per chi abita in fondo a quella strada, quindi non lo so, qualche proprietario terriero? Sì, ma comunque le macchine passano, quindi state attenti, non mollate la vostra roba in mezzo alla strada e andatevene lontanissimo, perché... Quanto vento c'è? Tempesta di vento, così, perché comunque macchine potrebbero passare. Bene. Ora? Ora, noi in realtà torniamo in hotel a fare colazione, perché siamo usciti alle 7, e poi ci vediamo in un altro punto abbastanza famoso. Eccoci al Mussenden Temple, un piccolo edificio costruito nel Settecento come biblioteca e ispirato ai templi romani a pianta circolare. La sua particolarità, però, è la posizione a picco sulla falesia. Si potrebbe anche entrare, ma visto che abbiamo poco tempo, noi ci limitiamo ad ammirarlo da sotto la scogliera, tra le fortissime raffiche di vento che trasformano la spiaggia in fantasmi fatti di sabbia, rendendo l'atmosfera ancora più indimenticabile. C'è un po' di vento? Sono un fermacarte. E con questa tappa abbiamo praticamente spuntato dalla nostra lista dei desideri tutte le tappe più famose che volevamo vedere da un sacchissimo di tempo. Ora però vediamo se riusciamo a farvi vedere qualcosa che ancora non conoscevate. Noi non le conoscevamo alcune cose. Noi di sicuro. Andiamo.
Ci dirigiamo a sud e superiamo anche Belfast. Con un'ora e mezza di strada arriviamo a Hillsborough, dove facciamo un pranzo leggero. Per qualcuno leggero. Poi entriamo nella tenuta del castello di Hillsborough e passeggiamo su una piccola parte dei sentieri che percorrono i 100 acri di giardino. Entriamo nel castello e appena entrati notiamo un palco di megalocero, un piccolo ninnolo che le famiglie nobili di Regno Unito e Irlanda usavano a pendere nelle loro dimore. Questo castello, costruito negli anni 50 del Settecento, è visitabile, ma è ancora utilizzato come residenza dal segretario di Stato dell'Irlanda del Nord, quindi si tratta di un luogo vissuto, anche se è tutto perfetto come in un museo. Le stanze aperte al pubblico ospitano opere d'arte e oggetti della collezione reale. Curiosa, la tavola apparecchiata esattamente come lo era durante uno dei pasti a cui ha partecipato la regina Elisabetta. E in questa stanza c'è anche una replica della sua corona. Your Majesty. E poi in alcune occasioni, di solito durante il periodo natalizio, fanno anche dei tour, magari in costume, in cui parlano di feste particolari che si sono tenute nel castello, perché appunto c'è tantissima documentazione, quindi ogni tanto fanno questi tour speciali in cui raccontano cose particolari. E queste porte, tra l'altro, di solito sono riservate ai reali. Oggi le hanno aperte anche per noi. Wow. Quanto siamo reali in questo momento? Cioè, mi manca la mia corona. Va bene. Passeggiatina qua nel parco per tornare al parcheggio. Sì, e poi si va a vedere un'altra cosa. Come detto, per il whisky avevamo dei piani, quindi eccoci alla Hinch Distillery, che è nuovissima. Infatti è stata aperta solo nel 2020. Per parlare di whisky però dobbiamo andare indietro di qualche secolo, perché questo distillato nasce intorno al XII secolo, quando i monaci irlandesi importano la tecnica di distillazione del profumo dall'Europa. Sì, da profumo a bevanda, ok. In origine per produrre il whisky si usava il malto d'orzo torbato, cioè essiccato grazie al fuoco di torba, cosa che dava un sapore più affumicato. Dal Novecento invece, quando comincia ad essere più reperibile il carbone, il malto, e quindi il whisky, assume un sapore più dolce e morbido. In questa distilleria si utilizza sia il malto normale che quello torbato. Dopo la distillazione, il whisky irlandese deve essere invecchiato per almeno 3 anni. Dalle botti il whisky ricaverà 2/3 del suo aroma e tutto il suo colore. Per questo spesso si usano delle botti riqualificate, che cedono alcune caratteristiche del liquido che hanno contenuto precedentemente. Visto che ce n'è qui, ognuno si è preso il suo preferito, così ce lo portiamo a cena. Eh sì, perché la distilleria ha anche un ristorante. E che ristorante! I piatti sono ottimi, con un fantastico mix di consistenze e gusti. Ma dopo la cena si va a dormire. Ed eccoci nell'hotel dove dormiremo questa notte. Siamo a Lisburn, al Haslem Hotel, se non mi ricordo male. Ci hanno anche fatto l'upgrade nella stanza più grande, quindi niente male. Il letto sì è molto grande e da questa parte appunto è più grande perché abbiamo questo salottino con tanto di TV. E niente. Guarda cosa ci hanno preparato. Ci hanno preparato anche i dolcetti. Cioè ragazzi, cosa vogliamo di più? Bene, purtroppo ci saremo solo per questa notte. Toccate fuga perché domani si riparte. Si riparte subitissimo. Buonanotte e a domani. Non sappiamo esattamente come definire Fingbrook Woods. Qui si allevano animali, si celebrano matrimoni e si organizzano eventi. E si possono anche fare esperienze giornaliere per imparare rudimenti di sopravvivenza in natura. Ad esempio come costruire ripari e come accendere il fuoco. This is a type of plant, the seeds. Ora noi qui stiamo facendo un'esperienza un po' condensata, perché l'esperienza che mostra un po' le basi di quello che è il bushcrafting dura una giornata, più o meno dalle 10 alle 4. Quindi adesso stiamo facendo una... tutta cosa così. E non perderti che sto spaccando la legna. Giusto. Mentre l'acqua bolle, Rob ci fa fare un giro e ci mostra anche il risultato di un altro corso, quello di intaglio del legno. E dopo il tè facciamo un giro nella tenuta per cercare del cibo nel sottobosco. This is jelly here. It's used a lot in Asia. It's good. Trifoglio. It's good flavor. It's like a green apple. Yeah. Okay. Arriviamo anche ad un altro set del Trono di Spade, un capanno nel bosco parzialmente ricostruito.
That's fiberglass. Devo essere onesto, però non riconosciamo qual è esattamente quale scena hanno girato, quindi se qualcuno di voi lo sa, ce lo faccia sapere. Comunque, nonostante i funghi, mangeremo volentieri qualcos'altro, quindi andiamo al caffè. Martina non è in grado di aspettare l'inizio delle riprese, mai, mai. Stiamo mangiando qui, in queste tende che sono molto carine, col fuoco, e servono piatti con fatti con cose che praticamente vengono coltivate e allevate qui, perché al di là di tutte le attrazioni turistiche e attività per il pubblico, questa comunque è una fattoria. E io ho preso lo trove senza glutine, è nel panino dell'hamburger, ma... Invece sono andato con un hamburger un po' più classico comunque di qui, e il dolce non lo prenderemo qui perché dopo abbiamo qualcosa che riguarda i dolci. A tra poco. La nostra prossima tappa è a circa un'ora di distanza ed è la cioccolateria Nary Nogs. E no, non avremmo mai pensato di fare il nostro primo tour di una cioccolateria in Irlanda del Nord, ma eccoci qui. Il cacao viene coltivato ovviamente in paesi più caldi, ma i semi vengono spediti qui, dove avviene la lavorazione, che si prefigge, oltre alla produzione di un cioccolato etico, una cosa particolare. Cacao from all the different countries has its own unique flavors anyway. It's very absorbent as it grows, so it takes in a lot of the environment. Part of what we are doing is to try and celebrate the individuality of the beans, rather than like mass chocolate, who are killing off that originality, who want consistency. Mm-hmm. They want a bar that you buy today to taste the same as one you buy in 6 months. They want that consistency. We don't. We want to celebrate the individuality of each bean. We want, when you're tasting a chocolate, let's say from Togo, we want you to feel that you're there, that you're traveling with the chocolate. Almost like the wine? Yeah, very much like wine. Yeah. Per questo i semi di cacao di ogni paese vengono lavorati separatamente, prima privati delle impurità, poi tostati, sbucciati e infine trasformati in cioccolato. Ok, questa tecnica l'avevamo provata in Olanda ed è faticosissima, ma è solo una dimostrazione. Per questo procedimento si usano dei macchinari. E alla fine del tour ovviamente si assaggia. Molto molto amaro. Sì. Caspita, questo sei il cioccolato. Questa sì che è una cioccolata. Se ne portiamo un po' a casa, eh? Vai a prendere il portafoglio, va. Zucca! Oh, bello! Quel fiumiciattolo davanti. Sì. Ok. Ma in tutto questo, Marti, cosa ci facciamo qui? Dormiamo qui, dobbiamo capire come si entra. C'è un è tipo un escape room al contrario. No, scherzo, ci hanno dato il codice, adesso lo mettiamo e poi vi facciamo vedere. Eccoci. Ok, siamo riusciti a entrare. Stanotte dormiamo in questo appartamentino, salotto. Questa è la nostra camera da letto. E qui c'è la cucina, tra l'altro. Mi hanno fatto trovare un cesto di cose senza glutine e un altro cesto già dietro di te con qualcosa per te. Che cosa? Tieni. Oh wow, tutta grazie. Tu. Vai. Perché? Indovina. Me la sono scampata? Te la sei scampata. Me la sono scampata. È già calda. E quindi sì, direi che... Ci tuffiamo. Ok, sì. Allora adesso prepariamo tutto. E nel frattempo però vi facciamo vedere la cena. Ci rivediamo qui dopo. A cena siamo da Brunel's. Mentre Joe comincia con un antipasto, io tengo spazio per il dessert. La tempura è fantastica. E sappiamo che di solito vi facciamo vedere piatti diversi, ma entrambi eravamo super ispirati da questo. E abbiamo scelto anche strabene. Il pesce alla pelle croccantina e il purè al tartufo. Buonissimo. L'ho preso solo per dire che adesso dal freddo passiamo al caldo. Ah, solo per la transizione intelligente. Così, così proprio. Comunque questo ci sembrava il posto perfetto per salutarvi e salutare l'Irlanda del Nord. Sì, e dobbiamo dire che questo viaggio ci è piaciuto parecchio. L'Irlanda in generale ci è sempre piaciuta, siamo super contenti di aver fatto questo viaggio. Chissà se vi abbiamo trasmesso un po' di questa nostra passione. Ma se non avete ancora visto dei nostri vecchi video dell'Irlanda, vi consigliamo questo. Per il resto ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio.